Arezzo provincia autonoma, che cosa ne pensa? Ma io penso che sia un bene per tutta la provincia, perché questo fa sì che tutti i coordinamenti, sia comunali sia provinciali, sia un fatto positivo per il bene dei cittadini. Mi auguro questo. Non ho visto bene la legge. Se fosse per i soliti politici, di questo me ne dispiacerebbe, e io comunque sia sono per abolire le province. Penso che sia una bella cosa. Quali possono essere secondo lei i vantaggi? Ma vantaggi sono intanto tutti gli spostamenti che si dovrebbe fare, andare a Firenze, perché guardiamo una persona giovane che prende il treno la mattina, torna al giorno, non c'è problemi, ma la persona anziana ha un problema in prefettura eccetera, andare a Firenze comincia a essere complicato, è un problema, non tutti hanno chi li accompagna, quindi... Anche lei è d'accordo? Sì, sì, sì. A me mi dispiaceva quando dicevano che la portavano a Firenze, dico allora siamo diventati un paese di niente noi, proprio zero. Invece così almeno siamo qualcuno, insomma. Ma penso sia una buona cosa per gli aretini, indubbiamente. Le comodità, i prestigi che abbiamo, Arezzo è l'unica cosa, non li togliere, perché siccome le cose ce ne sono tante poche, quelle poche vanno tenute ma di conto. Un bene. Perché secondo te? Vabbè dai, la nostra provincia ci siamo affezionati, non vogliamo condividerla con nessuno. Anche dal punto di vista pratico dei servizi? Ma i servizi che ci sono adeguati. È una bella cosa perché comunque sì, insomma, Arezzo ha sempre valorizzato, insomma, la città. È giusto che rimanere una provincia autonoma. Ma siamo contenti come aretini. In realtà io credo che era necessaria comunque una razionalizzazione, che magari Arezzo non doveva essere messo insieme a Grosseto e a Siena, ma che sia comunque necessaria per risparmiare il denaro pubblico, una ristrutturazione del governo e delle autonomie locali, e quindi probabilmente una forma più ampia di provincia sia necessaria.